Benvenuti in un nuovo video di Aero Nerd 96. Ora ci addentriamo nella recensione di Nove Home, cosa che volevo fare prima che non avevo il canale e che non potevo quindi recensire, però lo faccio ora. E quindi comincia il Blu-ray, ce l'ho mostrato in video precedenti, però ora vi dico cosa ne penso di questo film. Posso dire che Nove Home è stato un film alla quale sono e sarò sempre legato perché della trilogia di Tom Holland. Penso che è stato il film più bello, ma è stato bello perché in questo film abbiamo Dottor Strange che ha aperto già il multiverso che è successo in Geo Loki e poi abbiamo personaggi canonici di altri universi, ovvero l'Electro di Amazing Spider-Man, abbiamo Doc Ock di Sim McGuire, abbiamo il Defoe, Willem Defoe, quindi il Green Goblin che è veramente spaziale. E posso dire che questo film ha dato sensazioni che ancora oggi quando mi ricordo in sala cosa è successo all'arrivo dei tre Spider-Man mi piange il cuore perché è un film che ti dà delle emozioni bellissime. È vero, a livello di trama non è diciamo un film come Endgame o Infinity War. Però posso dire che questo Spider-Man Nove Home è un film ricco di fanservice, ricco di momenti belli, dove qui purtroppo ci lascia la zia May, cosa diversa e che abbiamo visto nei diversi Spider-Man usciti, sia in quello di Maguire, sia in quello di Amazing Spider-Man, ovvero con i Garfield. Posso dire che rivedere i tre Spider-Man è stata una godura immensa. Vedere i villain, diciamo, virgolette, vecchi, adattarsi nel multiverso è stato un momento veramente, veramente speciale. Posso dire che questo Nove Home mette il nostro caro amico Tom Holland, in una posizione dove non ha più, diciamo, dei mentori come Tony Stark, visto nel primo film, e Mysterio, visto nel secondo film. Ma è un Peter Parker maturo che dovrà affrontare tutte le sue difficoltà all'interno del Marvel Cinematic Universe. E come è finito Morbius, chissà se sarà lui lo Spider-Man della Spunk oppure sarà Garfield, chi lo sa, vedremo. Però vi ritorno a dire che questo film è stato un film che porterò nel cuore e non avendo il canale non potevo enfatizzare con voi la mia gioia. Però è un film che va rivisto e rivisto. Potete acquistarlo in Blu-ray, lo potete trovare sulle piattaforme digitali e vi consiglio, per chi non l'avesse visto al cinema, che uscì intorno a dicembre, di recuperarlo perché è un film alla quale, certo, il multiverso, certe cose non tornano, però a livello di fanservice, a livello dei fan siamo stati tutti accontentati perché rivedere i tre Spider-Man uniti contro i Sinister 5, non sei come nei fumetti, è stato veramente una bellezza. E poi non mancano mai riferimenti a Tony Stark, agli Avengers, a cosa è successo dopo il blip. E quindi posso dire che nel contesto è un film che di questa fase 4 è quello che mi è piaciuto di più dopo, diciamo, Black Widow, perché Eternals e Shang-Chi non è che mi sono tanto piaciuti, anche se sono stati bei film. Quindi io, come dico sempre, noi mi auguro che anche voi avete visto Nove Home, se non l'avete fatto andatelo a recuperare. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di mettere un mi piace. Noi come sempre ci vediamo in live o in altri video e niente, io vi saluto dicendo voglio bene 3000. Diciamo che ho portato delle piccole modifiche, diciamo delle nuove foto e dei nuovi ringraziamenti che vedete in questo video. Io vi lascio e vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un mi piace, commentare e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, voglio bene 3000 e mi raccomando, recuperatevi Nove Home perché è un film veramente, veramente speciale.